Noi oggi abbiamo l'opportunità di avviare una seria riflessione su ATAC. E poiché la questione ATAC è caso nazionale, dobbiamo informare correttamente gli italiani da Lampedusa ad Aosta su come la destra e la sinistra hanno gestito, o meglio mangiato, l'azienda di trasporto dei cittadini romani. Noi, del Movimento 5 Stelle, stiamo lavorando per un'ATAC risanata, funzionale e ancora pubblica. Stiamo lavorando intorno ad un piano industriale che non sia solo miglioramento dei numeri, ma anche progetto di sviluppo delle risorse, qualità, innovazione e soddisfazione dell'azionista, cioè del cittadino romano, perché ATAC è di tutti i romani. Presidente, negli anni 2007-2008, prima della costituzione di ATAC azienda unica, funzionava il cosiddetto modello romano della mobilità. Tale modello avrebbe dovuto anticipare il meccanismo di concorrenza regolata, che doveva assicurare l'equilibrio tra la funzione pubblica e il libero mercato. L'esperienza del modello romano, ideata e portata avanti da Rutelli e Veltroni, fu fallimentare. E fu fallimentare non solo perché non fu effettuato un esercizio complessivo basato sulla razionalizzazione dei costi, ma perché diede origine ad un sistema di mobilità tenuto in piedi unicamente da ciò che restava del consorzio Metrebus, all'interno del quale, per interessi vari, non fu mai portata a termine l'integrazione tariffaria. Il modello romano del PD lasciò ATAC e le aziende esercenti con un indebitamento mostre complessivo di 2,4 miliardi di euro. Nel 2008 l'ex sindaco Alemanno mise in campo la propria ricetta e quindi la propria idea di riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico. Fu recuperato il vecchio modello e rinacque una nuova società municipale, derivata dalla fusione di ATAC con Trambus e con Metro. Con ciò restituì ai romani un unico protagonista del trasporto locale, con competenze anche sulla mobilità privata e la sosta. Quella di Alemanno fu una manovra gestita così male che ancora oggi ne valutiamo i pessimi risultati. Le scelte di Alemanno segnarono l'inizio del periodo più buio della storia del sistema dei trasporti pubblici romani e in particolare di ATAC. Peggiorarono tutte le performance dell'azienda, economiche, finanziarie, produttive ed anche quelle operative. Presidente, non so come, perché era veramente opera difficile, ma Alemanno riuscì a fare peggio dei suoi predecessori. In particolare, si registrarono perdite complessive per più di 1 miliardo di euro, un indebitamento fino a 1,7 miliardi di euro, una contrazione del valore della produzione fino ad oltre il 20%, ci furono extra costi per circa 700 milioni di euro e una contrazione delle percorrenze che passarono da 169 milioni di vetture chilometro del 2008 a 157 milioni di vetture chilometro del 2013. I 5 anni di consigliatura Alemanno furono anni catastrofici, anni nei quali fu permesso agli amministratori di ATAC di fare assunzioni clientelari, anni nei quali ATAC fu oggetto di corruzione politico-amministrativa. Gli anni di Alemanno li ricorderemo per lo scandalo dei biglietti clonati, di parentopoli, delle assunzioni facili e degli appalti gonfiati. Dopo Alemanno arrivò Marino, che lasciò in eredità al commissario Tronca un indebitamento di 1,35 miliardi di euro e la prosecuzione di un'emorragia dal punto di vista operativo e produttivo. Durante l'intero periodo commissariale, il nuovo vertice di ATAC non apportò elementi di novità e discontinuità con il passato. Anche con Tronca si continuò a registrare l'erosione delle percorrenze complessive e conseguentemente dei valori della produzione. Presidente, l'ATAC che abbiamo ereditato è un'azienda da risanare, che è stata mangiata da quei partiti che oggi fanno i moralizzatori e ne chiedono la privatizzazione. I cittadini romani hanno imparato a conoscerci e sanno che noi manteniamo le promesse. Lo abbiamo fatto con le Olimpiadi e con lo stadio.
Il Movimento 5 Stelle ha promesso ai romani che ATAC rimarrà pubblica e lo faremo. Lo faremo riparando i danni fatti dalle precedenti amministrazioni. Presidente, in campagna elettorale Roberto Giachetti disse: se procediamo al risanamento ATAC vale 10 volte tanto. Noi in questo caso lo faremo contento. Noi gli impegni presi con i cittadini romani li onoriamo, non andiamo a raccogliere le firme per privatizzarla. Mettetevi l'anima in pace tutti, ATAC è dei romani e rimarrà tale.